Cacciatori bianchi di caccia grossa sono nella savana a caccia del leone. Incontrano il leone. Pigliano il fucile, sparano, ma il fucile fa cilecca. Allora uno dei due si toglie lo zaino, lo appoggia per terra, ne estrae un paio di scarpe da ginnastica, si leva gli scarponi, si infila le scarpe da ginnastica e il primo gli chiede: ma tu pensi che con le scarpe da ginnastica riesci a correre più veloce del leone? E lui risponde: no, più veloce del leone no, ma più veloce di te sì. Questa è l'idea che in Africa hanno della solidarietà dei bianchi. Poi c'è un'altra storiella che fa così: c'è un bambino bianco che incontra un bambino nero con un coccodrillo al guinzaglio e gli dice: che bella scimmietta che tieni. Il bambino nero dice: non è una scimmietta, è un coccodrillo. Il bambino bianco risponde: non parlavo con te. Questa è l'idea che i bianchi in genere hanno dei neri. Alla luce di questo difficile rapporto tra il nord e il sud del mondo si capisce perché quando un italiano e un extracomunitario si incontrano, il primo pensa: è pericoloso incontrare un extracomunitario. Il secondo pensa: è pericoloso essere un extracomunitario. Lo spettacolo di questa sera tratta appunto di questo difficile rapporto tra il primo e il terzo mondo. So che voi adesso starete pensando: Maronna, mo chiste ci parlano terzo mondo, Maronna, che palla, mamma, rocarma. È possibile, però noi lo faremo attraverso il gioco africano, che è proprio il gioco nazionale dei bambini africani. Sì! Nazionale dei bambini africani è come il Monopoli, diciamo, no? Però è africano, pole pole, che in Swahili significa proprio chiane chiane, senza correre, diciamo. Gli africani sono un po' napoletani in questi, diciamo, no? Bisogna fare il giro del tabellone come si fa nei giochi da tavola, no? Come si fa nel gioco dell'oca, come si fa nella ruota della fortuna. Questo è africano, è più la ruota della iella, ma insomma più o meno, diciamo, il concetto è lo stesso. Per fare questo gioco servono alcune cose. La prima è il conduttore del gioco, vabbè, e lo faccio io. E così una cosa faccio pure io. Ecco qua, questo è fatto. Poi serve il dado e noi teniamo il dado. È un dado africano, vedete, questo è proprio un dado africano, perché sulla mente uno ci sta, ma d'altra parte quello abbiamo a disposizione. Servono i segnalini e noi teniamo pure i segnalini, un segnalino rosso e un segnalino arancione, eccoli qua. Bambina che ha il segnalino rosso avrà anche uno slogan: per un'Europa pulita sporca l'Africa, per esempio, no? Bambino col segnalino arancione avrà un altro slogan: non siamo noi razzisti, sono loro che sono africani, per cui abbiamo i segnali. Teniamo il seggiolone dell'arbitro, perché per fare questo gioco serve un arbitro. E noi teniamo perfino l'arbitro africano, Andalù, eccolo qua, arbitro africano, guarda che meraviglia, proprio. Che si va a sistemare sul seggiolone. Non è proprio africana, diciamo, ecco. Però è meridionale, per cui siamo coperti da questo punto di vista. È pure analfabeta, quindi siamo coperti, siamo totalmente coperti. A questo punto non ci rimane che cominciare il gioco, nel senso che io adesso vi faccio vedere come si fa, poi voi stasera quando tornate a casa svegliate i bambini e potete giocare con i bambini. Il gioco dura 7 ore, per cui verso i 5 la mattina quando andate a casa scettate guaglione e vi mettete a giocare. Per fare il gioco cominciamo tirando il dado e vediamo che succede. 1, porca miseria!
abbiamo fatto uno e capitiamo nella casella numero uno, che è proprio la casella della nascita. Allora vediamo questo bambino bianco e questo bambino nero che stanno per nascere e vediamo che succede. Presentati. Salve, sono un feto di quasi 9 mesi e peso già 4 kg e 200 grammi. Salve, pur io sono un feto di quasi 9 mesi, ma peso solamente 4 etta. Più che feta, sto fetendo. Luogo di nascita? Europa, Italia, in clinica, sono sicuramente bianco. Terzo mondo, Congo, in terra. Cazzo, sono negro. Sei già formato? Sì, 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 già tengo tutto, braccia, gambe, tutto. No, ma pure io tengo tutto, braccia, gambe. Ma manca solamente un po' che culo, proprio riesco, tengo tutto. Sei contento di nascere? Non vedo l'ora, dopo 9 mesi qua dentro. Certo, altri 9 anni qua dentro non era male, I cambiamenti che tua madre ha fatto in gravidanza? Beh, siccome ingrassava ha smesso di mangiare fuori pasto. No, la mia non mangia manca pasta, figurati, proprio tranquilla. Riconosci la voce di tuo padre? Sì, lo sentivo sempre leggere a mamma Cristo si è fermato a deboli. No, ma pure io lo sentivo sempre urlare Cristo mi è venuto all'ebola! Il tuo legame più stretto? Il cordone ombelicale, è logico, no? Senza di lui non riuscirei a nutrirmi. Il cordone ombelicale, è logico, no? Senza di lui... Oh, non fa niente, oh. Una cosa di cui sei fiero? Nascerò con tanti capelli, è raro! Nascerò senza lights, è rarissimo! La prima cosa che farai? Piango, così mi danno il ciuccio. Piango, poi non mi caga nessuna, smetto. La prima cosa che farà tua madre? Mi attacca al suo petto bianco e mi dà il latte bianco. Speriamo che non sappia di silicone. Ma attacca la zizza nera e mi dà... Non è che c'è sta Coca-Cola dentro, no? E poi? Mi mette in un lettino bianco, sto come un dio. Mi mette in una mangiatoia tra il bue e l'asinello. Dice come un dio. Boh, secondo me mi pigliano per culo. E tuo padre che farà? Sicuramente farà una corsa all'anagrafe per denunciare la mia nascita. No, io il padre non lo tengo, ma tanto che non ci sta manca l'anagrafe, per cui il problema è risolto, diciamo. Che nome ti piacerebbe? Gianfilippo, come tutti i miei parenti. Provvisorio, come tutti i miei parenti. Chi ti aspetta fuori? Mamma, papà e una tata dello Sri Lanka. Mosca, zanzara, una vita è merda. Speranza di vita? 79 anni, dilettante, la mia vita è tutta una speranza. Si rompono le acque. Evviva! No, l'acqua no, può piacere, ce ne sta poca, dai. Poi mi danno la colpa a me, eh. Canta una canzone. Osteria numero 7, sono nato nel nord-est, sono bianco, biondo e ricco, dentro al mondo mi ci ficco, dammela a me biondina, dammela a me bionda. Osteria di zero tondo, nato son nel terzo mondo, mo che passa la cicogna, la boffa come una zambogna, c'è sapere da bocchina, c'è sapere da bocca. Siamo nella casella numero 2, che è la casella dell'Africa, ed ecco il prode andalù che subito va a sistemare il segnalino sulla casella numero 2. L'Africa è difficile da definire, infatti le Afriche sono tante in realtà, nel senso che l'Africa è un paese grande, 52 stati, un'altra frangata è stata Rally, che una volta ci stanno, una volta non ci stanno, insomma è complicato dare un'idea dell'Africa, però... Possiamo parlare di un'Africa, per esempio, cominciamo con l'Africa della conquista, l'Africa che è sempre stata terra di conquista fin dai tempi più antichi. Io mo vi faccio vedere una fotografia di questo signore si chiama Ombiang Nguema, è dittatore della Guinea Equatoriale, almeno fino alla settimana scorsa, forse l'hanno deposto perché non si riusciva proprio a pronunciare il nome, Ombiang, come cazzarola si chiama. Leccaculo da competizione questo signore, presente Bondi che parlano formichiere, queste di più, è una cosa esagerata, un livello morale un gradino più in basso di Totorina, per capirsi, altezza Previti, quella è il livello. Reporter San Frontiere,
Reporter Sans Frontières ha definito questo signore rapace della libertà di informazione, padrone del paese, monopolista totale. A chiunque stiate pensando che non è un bambino in guema, avete sbagliato, non facete bordello. Freedom House o Washington ha dichiarato che la Guinea Equatoriale è uno degli 11 paesi peggiori del mondo. Allora come ha fatto questo signore a diventare dittatore? Non è che ha fatto il concorso, non è uno che dice faccio concorso, faccio dittatore, geometra a catasta. Non funziona così. Qualcuno l'ha supportato. E in questo caso è stato supportato dalla Exxon, la Coca-Cola e la Marlboro, tre grandi multinazionali che hanno definito la Guinea Equatoriale una grande opportunità del mercato, perché in quest'ultimo periodo le multinazionali hanno sostituito i grandi stati che andavano in Africa a conquistare l'Africa e tracciavano quei confini che vediamo sull'Atlante geografico, fatto proprio con righello, no? Che da una parte c'erano gli inglesi, i tedeschi, i francesi, gli italiani, gli svizzeri, gli austriaci, stava qualsiasi cosa in Africa, con questi confini dritti dritti. A un certo momento ho visto un confine che non mi convinceva, perché faceva una curva, che era il confine tra il Kenya e la Tanzania. Dico, ma fammi vedere per quale motivo questo confine fa una curva. Ora, in Kenya c'erano gli inglesi, la regina Vittoria. In Tanzania i tedeschi, c'era il Kaiser, erano cugini la regina Vittoria e il Kaiser. Il giorno del compleanno del Kaiser la regina Vittoria gli ha regalato il Kilimangiaro. Ha detto non ti posso incartare perché è grosso, dici però fammo piacere, accettalo così com'è. Ora mo quando sei nata tu ti regala la Puglia, non ti preoccupare, piglia la Puglia e te la porta a casa, a te a Basilicata, stai tranquilla. Questa è un'Africa, e poi c'è un'altra Africa che è molto più tenera, è l'Africa degli animali, è l'Africa di Licia Colò, per capirsi, no? Io colai, tu colasti, Licia Colò, insomma tutto quanto culamma, non è che solamente Licia, pure io ho già sculato un pare volta, no? Ed è quell'Africa di quelle persone inconsapevoli che vanno in vacanza a Malindi, non sanno per quale motivo ci stanno, li trovi sulle spiagge sempre un poco bruciacchiati, sempre un poco perplessi, che tu guardano... questa faccia sembra un po' allibita che ti dice, è bella, l'Africa è bella, veramente bella. Sono venuto qua con la mia signora, la Carmen, ma bella, eh? La Carmen pesa 185 kg. Quando siamo arrivati i negri hanno visto la Carmen, hanno detto, ecco qua, sono arrivati gli aiuti umanitari. Poi hanno constatato che non stava in un container, ma camminava con le sue gambe, hanno detto, no, non so gli aiuti umanitari, vabbè, non va niente, tanto una pentola a pressione di quelle dimensioni non la tenevamo. Quando siamo arrivati nel nostro villaggio turistico di Malindi, subito ci è venuto incontro un bel gruppo di deficienti animatori. Dice, allora venite, venite, vi accompagniamo in Dukul. Dico, bello. Dukul ci vai tu e sorda, cerca di capire. Poi una volta chiarito l'equivoco abbiamo scoperto che Dukul è una baracca a microonde che ti comincia a cuocere dall'interno, diciamo, no? Però puoi appicciare all'aria condizionata, che è un bocchettone da dove esce idrogeno liquido che porta la temperatura interna a meno 58, la temperatura esterna è più 43, la differenza di temperatura non è mai stata sperimentata sull'uomo praticamente. Però quest'aria condizionata ridà un po' di vitalità alle zanzare, perché in Africa ci stanno certe zanzare che fanno impressione, sono grosse come pastori bergamaschi, una cosa allucinante. Non il cane, proprio il pastore, lui quello proprio vero, originale. Vanno sempre in giro in due, una ti tiene e l'altra ti punge, guarda che è una cosa allucinante. Stanno certe cazzo animali in Africa che fanno paura, ma ho visto passare un mille piedi, ci ha messo 40 minuti per sfilare tutto quanto. Se lo vedono a San Daniele fanno mille prosciutti, teneva delle cosce, tante, una cosa allucinante. Gli uccellini in Africa, maronna, pesano 800 kg l'uccello africano, perché se tu in Italia parcheggi la macchina sotto un albero, per esempio, è possibile che l'uccellino ti rovina il cofano. Vai a parcheggiare sotto un albero in Africa, per trovare la macchina serve il cane da valanga, arriva da Botticella, ci metto 40 minuti per trovare la macchina. In un certo momento c'era un caimano, mi sono spaventato, mi hanno detto, no, non ti preoccupare, è un jack. Dico, ma che jack? Chi li ci vede benissimo, sta guardando. È jack, è già, è surda, ma bella. Ho dovuto mettere i piatti con l'acqua sotto i piedi del letto per non far salire gli animali. La mattina dopo ci ho trovato un virus che era grosso come un Ford Transit, nuotava a dorso dentro a sto piatto. Ho detto, ma chi è la rosolina? Dice, no, che è la rosolia? Dico, ah, allora posso stare tranquilla. Ma in Africa ho capito esattamente
che cos'è la fame nel mondo. L'ho capito quando si è aperto il buffet del nostro villaggio turistico e 700 turisti affamati si sono gettati su questi piatti, che nei campi profughi c'è più ordine quando succedono queste cose. Ho visto dei geometri che cercavano di azzannare dei commercialisti, che io glielo dicevo, e dico: guarda, commercialista, non è commestibile, rimane tra i denti. Un parrucchiere di Forlì si era messo davanti a un piatto di cipolle, lo difendeva col suo corpo, se l'ha bagnato tutto quanto, a fine pasta è andato in spiaggia, ha aperto un bancarello per fare le treccine, e veniva direttamente in treccina, una cosa impressionante. Io mi sono rubato una carota, me la sono andata a mangiare sotto al tavolo per stare tranquillo. Ho incontrato un infermiere di Macerata che stava là dal 1997, l'avevano dato per disperso, no? Si era trombata la moglie e l'istruttore di karate. L'istruttore di karate era 7 anni che l'aspettava fuori un buffet così. Ma una pazienza, guarda, una cosa impressionante. Fatto è che dopo pranzo mi sono andato un po' a riposare in Dukul, mentre che stavo proprio in Dukul ho visto un'eclisse di porta. Era la Carmen che si era piazzata proprio davanti alla porta e non filtrava più neanche un raggio di sole, è una cosa impressionante. La Carmen non entrava perché non ci entrava proprio, perché il tu cool, la Carmen te ne sei cool, stanno 4 culle di differenza, la matematica non è un'opinione, diciamo. Mentre che stavo là, la Carmen mi dice: che fai? Dico: sto seduto sul letto, che fai? Ci dice: vuoi stare seduto tutto il giorno? Dico: no, pensavo di sdraiarmi fra un poco. Dice: non fare il cretino, andiamo in spiaggia. E siamo andati in spiaggia dove c'era tutto il jet set, diciamo, c'erano delle signore che discutevano tra di loro, ne viste due, una dice: oggi che facciamo, ci sorseggiamo 2 bianchini o ci trombiamo 2 negroni? E là ho capito che si potevano fare le vacanze sessuali, e l'ho fatto pure io, ma una cosa squisita, una cosa straordinaria. Mi brucia ancora un poco, però per il resto è andato tutto veramente, veramente molto bene. Ma tra tutte queste Afriche che ci sono, ce n'è una terza tra le tante, in realtà ce n'è una terza che è particolare, e basta tirare il dado e ci capitiamo sopra, perché è l'Africa della religione. Ecco qua. Oggi facciamo l'arrosto africano e vediamo come si fa. Allora, si prendono le patate come le si fa noi a Firenze, noi si sbuccia, diciamo, no? Però noi le abbiamo già sbucciate per comodità, e si mettono nell'arrosto. Poi si prendono proprio i pomodori fiorentini, i pumarol, come diciamo noi a Firenze. Si prende e si taglia sottile, 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 oppure in 4 spicchi, e si mettono nell'arrosto. Si prende l'ultima manciatina di prezzemolo e lo si mette nell'arrosto, e questo è il risultato finale, che è di molto buonino, come il coniglino, ma meglio, più scuro. Questa era mia zia suora, si chiama Suordida, la chiamano Suordida perché parla con gli uccelli come Del Piero, in realtà lei ci parla molto più da vicino, diciamo, con... dalle interviste straordinarie. Una volta mi ha detto: mi sono spogliato come San Francesco. Io ho detto: sì, ma San Francesco non faceva i calendari. Comunque, a parte questo fatto, lei tiene anche una gemella che è nata 8 anni dopo di lei, non l'aspettava più nessuno oramai, in verità fa la suora anche lei quando ci ha detto sorpresa, e infatti si chiama Sorpresa. Ora, ma si possono dire molte cose dei religiosi occidentali che sono in Africa, alcune sicuramente negative, nel senso che sono molto supponenti, ti incontrano e dicono: questi sono poveri, ma noi glielo diciamo sempre: beati poveri, guarda là che culo che tenete, guarda, guarda. Però si possono dire anche molte cose positive, per esempio, vabbè, mo non me ne viene in gamba manguna, diciamo, però si possono dire delle cose positive. Una, per esempio, è che ci sono presenti, e già questo è un grande risultato. Un'altra cosa è che non sono razzisti, nel senso che i preti odiano i bambini di qualsiasi colore abbiano la pelle, per cui, insomma, da questo punto di vista si sta tranquilli. Certo è che il razzismo è uno dei vizi capitali della nostra società, tant'è che tutti noi ci ricordiamo una storia che è avvenuta circa 2000 anni fa, 2004 per essere precisi, allora quando nacque un bambino e cambiò le sorti della nostra storia. Tutti noi sappiamo come si sono svolte le cose, ma le cose avrebbero potuto prendere una piega completamente diversa. No, non so Pascal, signore, so Giuseppe, esatto, sì. No, lo so che tu sei onnisciente, ma sei pure onnidistratto, perché
Giuseppe, è nata, sì, l'abbiamo chiamata Gesù, sì, sì. No, non sono contento, non so. È nata negra, che può fare? Sì, lo so, c'è stato un errore da parte dello Spirito Santo, hai capito? Non mi avete mandato la colomba, ma avete mandato Cornacchione direttamente, sì, sì, hai capito? Non è venuto l'Arcangelo Gabriele, è venuto Idris, hai capito, sì. Sì, lo so che lui è la luce, ma è venuto sovraesposto, perché è nero, che può fare, signore mio? Presepe è venuta una chiavica, una munnezza proprio. I pastori facevano i spiritosi, venivano con le pecore nere, invece di cantare alleluia, alleluia, cantavano è nato un creatore, è nato nero. Mandami a Gabriele, mandamelo, come mangia con tutti i penna a Gabriele, sto scemo. È arrivato, dice dovete scappare, Erode ce l'ha morte con i neri, di cazzo Erode, perché fini a Metruan Erode, a Metruan. Dice scappate. Andate in Egitto, scappate in Africa, siamo stati i primi emigranti a rovescio nella storia dell'umanità, signore mio. 20 anni dopo, no signore, sto ancora incazzato, ma sto povero Cristo non può fare niente, signore mio. Ma non può manco predicare, continua a dire vi farò pescatori, fanno tutti quanti schizzinosi. Dice, ehi, volevo fare l'odontotecnico. Dice, ehi, volevo fare il cantante rock. Dice, no, vi farò pescatori di uomini, se ci fosse pure un po' di figa non sarebbe male, dai, signore mio. Nessuno va bene a sto povero guaglione, ma quale piedonna? Ma le piedonne non gli vogliono bene. L'altro giorno stava facendo la doccia, le piedonne non gli hanno dato l'asciugamano perché dice che stinge e gli lascia la sindone sopra. Dai, signore. Giuda, bravo, Giuda è l'unico che gli vuole bene, che continua a dire per me bianchi e neri valgono uguale, 30 denari, ma è l'unico, signore mio. È l'unico, signore mio. Ma non può fare manche miracoli. Ha ridato la vista a cieco, si è alzato, facevo scemo, vedo tutto nero, dai. Ha detto Lazzaro alzati e cammina. Lazzaro gli ha risposto negro gli ordini li vado a dare a casa tua, dai. Ma non può fare niente, ma bella. La gente lo vede camminare sulle acque e dice affogare non affoga, lo dobbiamo inghiottare per forza. Poi dice che trasforma l'acqua in vino e si ubriaca. Grazie o cazzo, signore, che si ubriaca. Ubriaca per dimenticare, signore mio, dai, per dimenticare di essere negro, cazzarola, va bene. Dando uno imprevisto, sei orfano, ma la vita ti sorride. Poi scopri che non è un sorriso, ma è una paresi. Ma questo non c'entra, come diceva Cicciolina seduta sul paracarro, e passia. Anda lui, non ce la faccio, brava, alla 5, passiamo alla 5, io non ce la faccio più con te, e passiamo alla casella numero 5, che è proprio la casella della famiglia, la casella della famiglia. In Africa ci stanno un sacco di gente, proprio tantissima gente, 800 milioni di persone, la metà tiene meno di 16 anni, tutti poveri, tutti disoccupati, pochissimi hanno un lavoro, qualcuno proprio viene assunto per spaventare i bambini. Se non dormi viene l'uomo nero, ma quanti posti di lavoro ci possono stare, capito? 7-8 per notte, non di più, capito? Vivono tutti insieme in queste grandi città, siccome sono tutti negri si chiamano le necropoli, capito? Tutti insieme così, tutti insieme, qualcuno è mutante, ma pochi, nel senso che può essere che qualcuno quando nasce un povero bambino negro, poi col tempo diventa una ricca signora bianca, ma è capitato a Michael Jackson, voglio dire, non è che capita spesso. Mangiano pochissimo, ma dopo pranzo sempre l'amaro mondo negro, proprio una cosa che a loro gli piace, sai? La lingua è simile alla nostra, la lingua è simile. I Swahili pensa, razzisti educati si dice fini, come da noi, proprio una cosa impressionante. Fatto è che molti pensano che sono tanti in Africa e quindi sono poveri. In realtà si confonde sempre spesso questo concetto causa-effetto. In realtà sono poveri e quindi sono tanti, nel senso che la povertà spesso porta a riprodursi molto. Basta pensare all'Italia prima del boom economico, no? Le famiglie erano numerosissime, anche perché c'era un cazzo da fare dalla mattina alla sera, diciamo, no? Per cui si trombava come negri, lo dice la parola stessa, non è che non sto inventando niente di particolare, diciamo. E queste grandi famiglie non sono proprio come le nostre, nel senso che le mamme africane non possono fare e dire le cose che fanno le mamme italiane. La mamma africana non può tenere il bambino a casa con sé fino all'età di 47 anni, per esempio, no?
Chilomore a 31, come cazzo fa? È difficilissimo. La mamma africana non può dire come la mamma italiana: cambiati la mutanda che se vai sotto un trattore e ti portano all'ospedale, che figura ci facciamo? Non lo può dire, prima perché non ci sta mutanda, secondo non ci sta trattore, terzo non ci sta ospedale, come cazzo lo dicono? La mamma africana non può dire come la mamma italiana: mangia, che in italiano significa proprio ti voglio bene. Una volta mi ricordo in Africa giocavo con dei bambini, sono venute le mamme, mi hanno detto non li fare correre che poi gli viene fame. Dico, boh, dategli da mangiare, ancora tenga sputazza come scuola a capo. La paternità è simile, la paternità è simile, ma è simile in tutto il mondo la paternità. Oddio, non tanto, perché per esempio in Occidente quando nasce il bambino un po' la coppia va in attrito, perché non c'è più quell'intimità, no? Tu ti avvicini e lei ti dice no dai, c'è il bambino, ci sente, per cui per fare l'amore bisogna pigliare proprio l'appuntamento, il 4:20 la mattina, smetta sveglia, si chiude il bambino nella stanzetta, si sigilla col silicone, bene bene bene, alle 4:20 ti levi il pigiama, comincio questo amplesso clandestino, mentre sei sul più bello senti il bambino che dice papà vieni, ci sto provando amore, però se non mi stai in diretto forse è meglio, ah, ma bella. In realtà poi c'è da dire che sono tanti anche per un altro motivo, nel senso che sono tanti perché sono sottosviluppati, nel senso che sono molto sviluppati sotto, in questo senso qua. Mo lascia perdere i luoghi comuni dei due neri sul ponte di Brooklyn che fanno la pipì e uno dice a quell'altro oggi è fredda l'acqua, lascia perdere queste cose qua, ma ci sono delle oggettività che vanno riconosciute. Io mi sono portato appresso questo oggetto, che è un oggetto turcana, turcana sono una popolazione africana, ogni uomo si costruisce il proprio di questi oggetti qua, no? Questo serve a non appoggiare la carne nuda a terra, perché per terra ci sono insetti, cose, per cui serve a dormire per esempio, no? Si appoggia la testa e si dorme, quindi deve essere più basso possibile, se no dov'è, no, torcicollo, ma serve anche a sedersi. E quando ci si siede, loro sono nudi, bisogna evitare che qualsiasi parte del corpo stiamo parlando di una bottiglia di champagne che non vernisce mai, nel senso che sono cose esagerate. Andalusia l'ha fatta da solo il suo seggiolino, ma Andalù è un'altra cosa. Lui lo porta tutto arravogliato intorno alla vita come un salvagente, io lo chiamo Baywatch, è una cosa impressionante. Tiene pure la paparella a Nanza, Andalù. E vedere la mattina quando fa la ginnastica che salta la corda, è una cosa straordinaria. Fatto è che i neri dal punto di vista sessuale sono potentissimi, sono veramente molto potenti. Mediamente un nero riesce a fare l'amore 1000 volte in un anno, che significa di media 3 volte al giorno. Che se un giorno tiene l'influenza, il giorno dopo noi per arrivare a 1000 volte non parlammo a fa, ci servono 4 reincarnazioni, sono cose da fantascienza, insomma, no? Un nero dopo la prima ora già sta alla quarta, noi dopo 4 ore ancora che la prima tieni ma che te tengo, insomma, stiamo ancora inguaiati. Tutto questo potrebbe sembrare un vantaggio, in realtà non lo è, e lo vedremo nella casella numero 7 che non è un vantaggio, ma per arrivare alla casella numero 7 purtroppo dobbiamo passare nella casella d'angolo, che è... che è la casella della mina, ma io mi riferivo... quell'antiuomo. Comunque vabbè, ce ne stanno 7 milioni in Africa di mine antiuomo, e una volta che si supera la casella andalui non ce la faccio più con te, però non ce la posso fare. Ah vabbè, ecco qua, risolto il problema da andalù, grazie per la collaborazione. E arriviamo nella casella numero 7, arriviamo alla casella numero 7, che è la casella della sanità. Voi direte, ma come, nella casella della sanità ci avete messo una barchetta? Che c'entra? C'entra, perché se arrivi nella casella della sanità vuol dire che veramente stai in un mare di merda, perché in Africa non ci sta proprio il ministero della sanità, al massimo c'è il ministero della malattia, perché sono sottosviluppati, no, come noi che investiamo nella sanità, che quest'anno per la ricerca per il cancro abbiamo investito una cifra pari a quella che la Roma ha speso per comprare Cassano, cari miei.
che è un giocatore di primissima qualità, così se ci viene il cancro ci possono operare al menisco al massimo. Noi siamo tradizionalisti, noi per quella, capi? Perciò preferiamo fare i ponti invece che gli ospedali, ma per tradizione. Così se qualcuno muore lo infiliamo in un pilone di cemento armato e chi si è visto, ma per tradizione. A noi, perché siamo romantici, quando andiamo in Africa ci viene il mal d'Africa, no a loro che ci stanno, a noi. E io sono andato a provarlo per voi il mal d'Africa, presso la tribù de Kampa, perché noi teniamo l'acqua da Danone Vitasnella, l'acqua che elimina l'acqua. Loro tengono l'acqua peggio, molto peggio, che elimina l'acqua e anche tutto il resto. E io ho bevuto quell'acqua, mi è venuto un mal d'Africa, ma una cosa esagerata. Era la panza, bum 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 bum, che i neri dicevano i soliti napoletani stanno facendo i fuochi artificiali, guarda là, barabum, in realtà sembrava un raduno di Harley Davidson, guarda, era una cosa impressionante. Io ogni tanto pigliavo la mia 883 e partivo verso il cesso. Qualche volta non sono arrivato, è stato un momento terribile, terribile, più per i campa che per me, diciamo. Gli ho rifatto tutto l'intonaco del villaggio, ma è una cosa. Sul colore si poteva discutere, ma sulla qualità dell'indone era una cosa impeccabile. Che mi ricordo la mattina dopo, mentre mi sorseggiavo un tè al salmone per rimettere un po' a posto lo stomaco, visto il ragazzo alle pulizie che scappava, portando la disoccupazione dal 99 al 100%. Noi, loro sono arretrati, è gente arretrata, stanno ancora inguaiate, capito? È gente che manca a parlare, ma fa. Il preservativo. Oh, finito! Questi muoiono ancora di morbillo, di malaria, ma a milioni, mica qualcuno, proprio a milioni, li rapiscono, li portano a fare la guerra, ma delle cose allucinanti, sono campioni del mondo di AIDS, campioni del mondo, su 40 milioni di malati, 30 milioni stanno in Africa, e perché 15 milioni sono già morti, eh? 13 milioni di orfani di AIDS, 11.000 nuovi contagi al giorno, una cosa straordinaria. Ma perché sono arretrati, no? Come noi che teniamo il metodo Ogino Knaus, teniamo il metodo Buttiglione, noi siamo avanti. Loro stanno ancora a carte guardando con preservativi, che poi siccome sono poligami sono costretti a uso di strumenti impropri, roba che non serve. C'è il metodo Bush in Africa che funziona, ancora devo dire il metodo Bush è quello che funziona meglio di tutti. Ma tengono un altro problema, che il preservativo in Africa costa come da noi $1, €1, una cosa di queste che per loro è una cifra blu, nel senso che noi con $1 entriamo in farmacia, compriamo quello che vogliamo, ci dia un preservativo ritardante per lui, stimolante per lei. Lo farmacista dice: mi raccomando, lo metta al dritto, mi raccomando, perché se lo mette al rovescio un attimo è immediata la cosa. Loro stanno ancora con la camera d'aria della Vespa, stanno ancora inguaiati, che tagliano, fanno il nodo e applicano. Al massimo li chiedono lavabili per poterli riutilizzare, ma perché $1 è tantissimo. Se consideri che un amore mercenario costa $1, preservativi costa $1, uno che tiene $1 deve scegliere, dice: ma accanto preservativo e poi che ci faccio questo preservativo? Come se uno va in un ristorante e dice: mi porti un piatto di spaghetti, quanto costa $1? E il piatto $1, me li porti senza piatto, mi metti in da sacca e mi mangio piano piano, no? In questo ci sono delle responsabilità occidentali, mi ricordo in Uganda, c'è il 60% di sieropositivi, c'era un prete che stava appoggiato alla Jeep che mi diceva: certo qua l'AIDS è tanto. C'è da dire che loro però sono tantissimi, per cui magari l'AIDS ci dà una mano a ridurre un po' il numero. Mentre diceva questo, ho chiuso lo sportello della Jeep, l'ha già acchiappato, nudita in, ha fatto dice: ma hai fatto male? Dico: no, ho solo cercato di ridurre un po' il numero, ne tieni 10 di dita, che cazzo ci devi fare? Pure con 9 va bene lo stesso, no, cazzarola? In questo, ma sono cose che pesano.
sono cose che pesano in quanto rappresentante dell'Occidente, capi? Per cui sono cose che uno continua, alle quali continua a pensare, ci penso anche la notte, faccio pure dei sogni. L'altra notte ho fatto un sogno, ho sognato che stavo davanti a un ospedale e nella portineria dell'ospedale c'era Sirchia, figura mitologica, mezzo uomo e mezzo ticket, e dietro di lui un cartello con sopra scritto: Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Ma pure Bush non scherza un cazzo. A un certo momento arriva una suora, si gira, non era una suora, era Prodi. Io lo guardo e dico: ma hai preso i voti? Sì, 5 meno meno, mi risponde. Dico: perciò vai in giro col pappagallo? Dice: no, chi è Fassino, quale pappagallo? Dico: oh, scusa, ma sono sbagliato, sarà un colorito, ma sono sbagliato per via del colorito. E Prodi mi accompagna in giro per i reparti e incontro un'infermiera con un missile sulla spalla. Dico: dove stai andando? Dice: vado a curare Castelli. Dico: ma col missile? Dice: no, è una supposta, non ti preoccupare. Dico: ma è una supposta intelligente? Si era intelligente, faceva la supposta. Dico: ah, è vero, è vero. Ed ecco che da lontano vedo arrivare Patch Adams col naso rosso, si avvicina, e non era Patch Adams, era Silvio Berlusconi, il barzellettiere d'Italia, che continuava a dire: l'AIDS non è pericoloso, sedersi su un gabinetto pubblico non dà rischi, a condizione che si sia già alzato quello prima di te. E giù a ridere: dottore, ho l'AIDS, che posso fare? Faccio le sabbiature, guarisco? No, ma si abitua a stare sottoterra. E via a ridere, a ridere. Dico: ma che guai ha passato? E mi dica: nella fuga dei cervelli. Dico: ah, gli è proprio scappata da dentro a crania ai cervelli. Ed ecco che laggiù in un angolo c'era Rosa Russo Iervolino che diceva: dottore, dottore, la prego, mi guarisca, lei è un otorino laringoiatra. E quello diceva: sì signora, ma lei si è ingoiato un motorino, ma dove cazzo metto mano? E proseguendo arrivo davanti al reparto chirurgia plastica, dietro c'era un cartello: più cani più belli, e dentro stavano operando da lema, un'operazione difficilissima, lo operavano per farlo sorridere almeno un poco, perché tutti quelli che stavano là dentro si rifacevano qualche cosa. C'era Tanzi che si rifaceva le impronte digitali, Alessandra Mussolini che si rifaceva una reputazione, un'operazione complicatissima. Ed ecco che arriva una ballerina di flamenco. Dico: ma non c'è Berlusconi? E quella mi dice: sono io, ho solo rifatto qualche piccolo ritocco. E poi mi sono svegliata e non mi ricordo più niente. Dato uno, imprevisto, prendi l'AIDS e ti curano col Clerasil, mannaggia. Muori dopo 3 settimane, ma senza neanche un foruncolo. E possiamo tirare ancora, ed ecco che facciamo di nuovo uno e capitiamo nella casella del pallone. E quindi prendiamo la palla al balzo, come dicono i castratori di canguri, e parliamo di sport. Lo sport è proprio, è il sogno africano. Il sogno africano nel senso che è l'unico sistema che c'è in Africa per venire fuori dal ghetto, lo sport, no? Non ci sono a fare affidamento sul proprio corpo, l'unica cosa che si possiede. E ultimamente tra l'altro gli africani si sono un po' ringalluzziti perché hanno visto che nello sport veramente tutto è possibile. Da quando hanno visto che la Svizzera ha vinto i campionati del mondo di vela, hanno pensato: come cazzo hanno fatto? Giusta manco mare, come hanno fatto? Allora quelli dello Zambia si sono iscritti ai campionati del mondo di sci, hanno pensato: siamo neri, ci vedono bene sulle piste mentre scendiamo, a televisione può fare una bella inquadratura, no? I pigmei si sono iscritti ai campionati del mondo di paracadutismo, dice: riusciamo ad aprire a 40 centimetri, se tiriamo sulle gambe anche un po' più basse, diciamo. Negli sport acquatici non so forte, hanno provato con i tuffi, ma giusta l'acqua, hanno trovato 7-8 scamazzate in terra. Nella corsa sì, nella corsa vanno bene, sarà il Mal d'Africa, non lo so, però come corrono gli africani è una cosa straordinaria. Ma il calcio continua a essere, come dire, lo sport principe in Africa, perché gli africani pensano che uno su 1 miliardo forse riuscirà a diventare un calciatore di Serie A e a venire a giocare, potrà venire a giocare in Europa, per cui in Africa giocano tutto quanto con la palla di pezza, con tutto, peggio che in Italia, chiunque gioca a pallone. E io sono stato invitato a una partita di pallone in un campo profughi a Kakuma, campo profughi sudanese. Nella partita era bianchi contro neri, noi bianchi eravamo pochi, eravamo 5, e loro tenevano la panchina lunga, 65.000 erano.
si scaldavano tutto quanto a bordo campo, beh non tutti, quelli con la malaria erano già belli caldi, diciamo, tenevano 43 di febbre, per cui non si scaldavano. Le maglie erano belle, perché quelli col morbillo tenevano la maglia a pallini, quelli mutilati la maglia senza maniche, quelli con la diarrea, vabbè lasciamo perdere quelli con la diarrea, non ve lo voglio neanche dire come tenevano la maglia. Comincia la partita, l'arbitro fischia, teneva tubercolosi, fischia per 20 minuti e comincia la partita, le ali scattano in avanti, 16.000 ali, la metà erano ali tornanti, altri 8.000 non l'ho mai più visti tornare indietro. In tutto questo un ex ballerino di Tip Tap che ha perso una gamba destra su una mina antiuomo, aveva provato per un periodo a fare il ballerino di Tip solamente ma non c'era riuscito, ha fatto una sforbiciata e è caduto in terra, perché una sforbiciata con una coscia sulla mente è difficile, diciamo, no? Io che correvo sono inciampato e mi sono aggrappato ai pantaloncini del numero 2348 e gliel'ho strappati, l'arbitro ha fischiato fallo, in realtà era un fallo di dimensioni abnormi, una cosa impressionante, tanto che guardialina ha fischiato doppio fallo, che io ho detto non esageriamo, ma che cazzo, grosso è grosso ma doppio mi pare eccessivo. Approfittato del casino il centravanti che era cieco ma non si poteva permettere il cane lupo, giocava col ghepardo, il ghepardo viaggiava a 130 km all'ora per tutto il campo, lo sentivo urlare domani giochiamo a bocce cazzo, finché è passata la gazzella e sono spariti tutti e tre all'orizzonte. Palla fuori, viene assegnata la rimessa, viene assegnata la rimessa a quelli con l'epatite virale che rimettono come pozzi di petrolio. I cazzottini, il panettone del 97, dono delle Nazioni Unite, la foto di Santa Rita da Cascia, dono di Buttiglione, la foto di Buttiglione, dono di Santa Rita da Cascia, no bordello, no bordello, la palla viene stoppata da un mutilato, l'arbitro fischia fallo di mano, esce la suora e dice no, il fallo con la mano non si tocca, ve l'ho già detto nella casella numero 3, poi vi vengono i forungoli. Poveretto dice suora non ho fatto fallo di mano, non tenga mano, come cazzo faccia a fa fallo di mano, approfitto del casino, scatto verso la porta, approfitto del fatto della difesa e passa specialmente quella immunitaria, ma prima che riesca a entrare in aria tutto il gruppo di quelli con l'enfisema polmonare mi viene incontro, meno male che non tenevano il polmone d'acciaio, erano costretti a giocare con le bombole del metano. Ora uno dalla panchina stava fumando, tirata a cicca, acchiappata una bombola del metano. Ma una botta grossa c'è stata, Un cratere ha cominciato a zambillare l'acqua, tutti contenti. Abbiamo trovato l'acqua! Poi sono avvicinati e hanno visto che era petrolio. Hanno detto, cazzo è petrolio, mo ci levano puro campo profughi, ma vaffanculo, va! Casella della scuola. In questa casella ci capitano pochissimi bambini in Africa, a metà dei bambini africani capita sulla casella della scuola, quando tutto va bene, in certi posti tipo la Sierra Leone 2 bambini su 10 capitano su quella casella là, perché in Africa i bambini hanno da fare, diciamo, devono andare a pascolare le pecore, devono andare a prendere l'acqua, dai, non ho che fa. Però poi quando li incontro i bambini sono tenerissimi, in tutto il mondo sono uguali, in tutto il mondo non è che c'è differenza. Io ho una scuola in Africa, vi ho portato proprio le fotografie di classe dei bambini di questa scuola che sono bellissime, perché vi dico sono veramente uguali in tutto il mondo. Questo qua si chiama Salvatores, è appassionato di cinema, guarda una cosa, infatti sta là con il suo direttore alla fotografia, vedi che bellina che è. Quest'altro, questo lo riconoscete sicuramente, il sorriso, la bandana, si chiama Silvio questo qua, guarda ragazzi, ma ne dici di puttanate questo bambino qua, madonna, tu gli dici Silvio 5x5 e lui dice 7.893.000 e gli altri ci credono e questa è la fregatura, l'altro giorno giocava a nascondina, ha detto Silvio dove sei, in cielo, in terra, in ogni luogo mi ha risposto. Chiamata alla lavagna, ha detto allora scrivi, prima che cominciassi a dettare ha cominciato a disegnare un ponte che andava dalla Somalia all'Angola, ho detto ma che cazzo non lo stai facendo, dice ma non siamo da Vespa qua, dico ma quale Vespa, deficiente, ti sto interrogando, no è l'interrogatorio solo a Brescia, cara mia, e senza contraddittorio, l'ho mandato apposta, dico vai apposta, fai i compiti, mi ha scritto un libro e barzellette, mi ha scritto, lo accompagno in banca e continua a dire lo odiano, lo odiano, Bondi si chiama il compagno di banca.
quest'altro qua, quest'altro fassino, guarda quanto è bellino. Madonna, che malangonia, l'unico bambino in bianco e nero di tutta l'Africa, con stupendo aglietto, va in giro, lo usano per stendere i panni in Africa, guarda. Ah, ma la fascina, vieni qua che sei tutto sudato, la rotola sul braccio. Guarda Clemente Mastella, guarda da qua, guarda. Tanto vi piace sto bambino, tanto non sta mai fermo a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Che gli dico, dove cazzo devi stare? A destra o a sinistra? Deciditi! Che poi Fassino ti copia e fa casino, forza! Questo mi ha fatto venire una paura. Una volta è venuto in classe con un'iguana, ma io te la posso tenere? Dico, ma che sei scemo, è pericoloso. Dice, dai, gli ho già dato un nome, l'ho chiamata Gasparri. Dico, senti, Gianfranco, porta fuori sta cosa, che se no ti schiatta capala a te e all'iguana, forza! Ah, va bene. Questo è il bambino più grasso di tutta l'Africa, proprio il campione africano di grasseria. Hanno chiamato la NASA per farlo nascere, l'hanno smontato dentro e l'hanno rimontato fuori un pezzo alla volta. Come si chiama Giuliano? Non me lo ricordo, il cognome non me lo ricordo. Martino col suo portachiavi, guarda la cosa quanto è bellina. Oh, Letizia, guarda, questa la odia la scuola, la odia. Se fosse per lei gli darebbe fuoco, guarda, una cosa impressionante, la odia. Vabbè, ma pure questa è fatta. Pure questa è fatta, ragazzi. Pure questa è fatta, come dicono a San Patrignano, e passiamo alla casella numero 11. Dalla 10 alla 11 non c'è lancio del dado, perché c'è automatico, perché la 10 è la casella della scuola, la 11 è la casella del villaggio globale, che è quel posto dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. In Africa, a metà degli africani non ha mai fatto manca una telefonata, per cui il villaggio globale in Africa in verità non c'è, non c'è sta proprio, nel senso che se voi pensate che in 4 licei romani ci sono più navigatori internet di quanti non ce ne stiano in tutto il Burkina Faso, no, nonostante quello che dice Bill Gates, che tra l'altro Bill Gates è più ricco dei 300 milioni di africani e più poveri, per cui insomma una cosa... Che Bill Gates continua a dire, ormai dall'ufficio col computer riusciamo ad appicciare qualsiasi cosa a casa, che nel Darfur va a appicciare a casa, usano ancora la benzina e i cerini, tu figurati, ma stanno arretrati. Fatt'è che in Africa le informazioni non viaggiano alla velocità della luce, viaggiano al massimo alla velocità di un prete che è risposto da un villaggio all'altro. Perché l'Africa è una colonia culturale, continua ad essere una colonia culturale. Una volta vidi un prete in una scuola che faceva un dettato. Mi spiace parlare sempre dei preti, ma ci stanno solamente loro, chi cazzo vuole parlare? Non ci sta nessuno. Faceva un dettato in questa scuola e dice, allora bambini scrivete, oggi è Natale, fuori c'è la neve, il papà fuma la pipa in salotto, la mamma mette il tacchino nel forno. Che i bambini si guardano e dicono, ma che cazzo sta dicendo? Ma chi è Asimov? Che sta dicendo? Che cazzo non lo dice? Che cos'è la neve? Che cos'è la neve? Che è il tacchino? No, la neve, come hanno fatto la neve a me? Con quante P si scrive pipa? Due? No, quella è pipa, dai, mamma. Papà si fa la pipa in salotto, mi pare brutto, dai, no? Non credo che l'abbia voluto dire, è prete, dai, non credo. Una colonia culturale, ma ultimamente sta spuntando qualche parabola qua e là, hai capito? Per cui riescono, come noi negli anni 50, si riuniscono e guardano la televisione e continuano ad essere una colonia culturale, come lo siamo stati noi e lo siamo ancora adesso, purtroppo, colonia culturale degli Stati Uniti, no? Perché noi pensiamo che l'America sia quella che vediamo nei telefilm, ma non è così. Io una volta sono stato in America, ho chiesto, dico, ma sta schiacci dove abitano? Mi hanno detto, ma allora tu sei scema proprio, allora sei cretino, perché non esistono, non esiste. Poliziotto americano che torna a casa e che chiama la moglie, donna! Si chiama donna per un fa casino, quella si chiama donna, lui si chiama uomo. O cano si chiama cana, proprio so. Perché gli americani hanno una struttura mentale semplice, diciamo, se gli fai casino, chi lo so stupotea, per cui devono avere le cose proprio ben chiare, se no fanno casino. Donna, uomo. Donna! Donna è di spalle, donna si gira, è un monumento d'ormoni. Nella realtà il poliziotto italiano che torna a casa, che chiama la moglie, Filumena! Filumena è di spalle,
è meglio che non si gira. Comunque, anche se si gira, la differenza è minima, dice. Sandra Bullock non esiste nella realtà. Quando è bella Sandra Bullock che torna a casa, si leva la biancheria intima, la getta sulla sedia, appiccia radio e va sotto la doccia, che dopo 3 minuti supera la porta di casa, l'assassino che entra. Che uno dice: Sandrina Bullock mia, quanti film hai fatto nella vita? Ne avrei fatto 60? O sai che ti girano sempre sotto la doccia? Che cazzo da fai a fare? Lavati a pezzi al lavandino e controlli che dietro non vede nessuno, no? Voi avete mai visto un americano in un film che chiude la porta di casa? Mai! Chiunque arriva a casa in americano, entra, c'è qualcuno qui dentro? Se proprio partono per il Vietnam, chiudono la porta davanti ma lasciano aperta quella dietro, perché non so sa mai. Nessun americano quando parcheggia chiude la macchina, nessuno. Arrivano con la macchina, parcheggia, slam, e se ne vanno. Ma la fai in Italia, va, 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 va. E parcheggia la macchina, piglio sportiello. Non si entra manca slam, non si. Se la portano prima con i sportielli tocca proprio, oh, se porta la macchina. Gli americani nei film che fanno all'amore, guarda, sono bellissimi. Gli americani che fanno all'amore nei film, sotto a questo lenzuolo, tu viro lenzuolo, oh, 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 ogni tanto chi le caccia a capa, oh, poi se lo mette sotto, oh, poi se girano, tutum, tutum, e che le esce tutta imberlata. Ah, poi sotto dopo un'ora, finiscono di fare l'amore, l'americana esce dal letto e tiene la mutanda sotto. Che ha fatto fino a mo là sotto? Cazzo siete stati a fare là sotto? Oh, che cosa? Un'ora, che faccio? Finirava di pizzicotti, che facevate? Quella con spillone, che facevate là sotto? Che lei decide di andare in cucina, prende il piumone, il copripiumone, l'allegro coprimaterasso, si mette tutto in wall e parte come Hemingflex verso la cucina. Che non è, non è, nella realtà non è così. Uno finisce di fare l'amore, va in cucina, copesce fuori e va in cucina, no? Al massimo, ma proprio esagerando, tieni i calzini, ma voglio dire, per un fatto di praticità, no? Si spesa, si sfreddano i piedi, se no, dai, ti vengono tutti i piedi freddi. Per gli americani noi siamo tutti mafiosi, ma basta vedere i telefilm, i padrini, i soprano, i dell'utri. Che cazzo c'entrano i poveri padrini e i poveri soprano? Ah, va bene, dai. E questa sorte adesso sta capitando agli africani, che con la parabola vedono la televisione italiana, per cui loro pensano dell'Italia, quello che vedono in televisione, pensano che noi siamo un paese popolato di veline, di letterine, di subrettine, ma non è vero, perché questa nella realtà non esiste, non c'è. Questa qua è coltivata in serra, è un OGM questa qua, non è vera. Arriva l'agricoltore, fa po, sì, questa è pronta, si può fare la fotografia, è la fotografa. Ma non esiste, come dice Gianni Morandi, questa una su 1000 se la fa, ma neanche, è una cosa di più. Gli africani pensano che in Italia le indagini le fanno i preti, Don Matteo, Don Tonino, tutto che fanno in giro calendo ingrandimento a vedere che succede. Non lo sanno che noi teniamo Castelli come ministro della giustizia. Loro pensano che teniamo Padre Pio, capito? È un problema. Quando vedono i carabinieri, dice: beati i carabinieri, che trombano l'arcuri dalla mattina alla sera. E poi dice che raccontano le barzellette. Grazie che raccontano le barzellette. Mengacci a noi ci ha rovinato in Africa. C'ha rovinato Mengacci che sta con pendolino là. Ma che buona pappa! In Africa pensano, in Italia qualsiasi deficiente magna la mattina sera, no? L'africano dice: se a questo gli hanno dato una trasmissione, io con la fame che mi ritrovo, mi danno 4 ore di diretta, cazziarola, no?
e quando arrivano a Mazzara del Vallo, che spalle, che sbarca, ma dov'è sarà banda? Non c'è fatti vostri, come faccio a aprire la scatola della Campania? Come glielo spiega all'africano? Come glielo spieghi? Come fai a spiegare all'africano, dopo che l'ha visto in televisione, che Berlusconi non è una maschera popolare? Come glielo spieghi? Che l'ha visto che sembra Brighella, la, 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 come glielo spieghi? Sembra la pubblicità del sugo pronto, no? Quando arrivano, tu dici, ti piace il nostro presidente del consiglio? Ma va! Sì, te lo giuro, chi è lo presidente del consiglio? Come glielo spieghi? Come glielo spieghi che Alessandra Mussolini non è un documentario del 1934? Come glielo spieghi? Che quando la vedono da Vespa parla del nonno, sembra Heidi. Oh, il mio nonnino, ma quanto era caro, il mio nonnino. Mio nonnino un cazzo, chi l'ha Benito Mussolini, il mio nonnino? Come se ci andasse la nipote di Pacciani e dicesse, oh, il mio nonnino in fondo che faceva era un collezionista, che ha fatto di male. Come glielo spieghi che la Presti Giacomo non è una delle super chicche? Come glielo spieghi che Bossi Fini non sono Ale Franz? Come glielo spieghi? È difficile spiegare che Fassino non è Pippo Franco. Comunque, vabbè, a parte questo, mo non facciamo casi, non facciamo di tutt'erba un fascio, come diceva Fini, preoccupato più dell'erba che del fascio, e pensiamo alla casella numero 11, alla casella del villaggio globale, dove l'africano non può partecipare alla cultura del nostro pianeta e quindi non sarà mai libero, come diceva il poeta d'altra parte, insomma, libertà, non mi permetterei mai di intervenire, tant'è che la casella successiva è la casella della prigione. Allora il povero africano deve fare un giro largo per evitare la prigione, e facendo un giro largo ecco qua che arriva nella casella numero 13. E la casella numero 13 è vuota, a parte fatto che Andalucia ha fatto carico cosa inda, però sarebbe vuota la casella numero 13. Uno dice, come mai è vuota? Se saranno scurtati non teneva una plastichetta per fare la figurella. No, è vuota per un motivo specifico, perché la casella numero 13 è la casella dell'indifferenza, dell'incapacità che abbiamo di scandalizzarci in egual misura per cose che hanno egual valore o simile, no? È difficile da spiegare, è meglio fare un esempio. Allora voi andate in giro per Roma, a un certo momento vedete una bella signora chiatta chiatta, una bella chiattona ciaciona ciaciona, che è van terra. Qual è la prima reazione? Vi pisciate sotto alle risate. Cominciamo dalla seconda reazione, avanti, ma bella Maronna. Tutto quanto si fanno intorno, non vi accalcate, state larghi, fatela respirare. La signora dice, ma sto respirando, si gratta pure un po', dice, sto respirando. Qualcuno ha una coperta, esce uno, sì, gli tengo una coperta. E uno dice, ma come, teneva la coperta in da sacca? E se cade una chiattona, brava, brava, bella iniziativa. Copritela, mettetegli la coperta, la signora dice, a luglio, sto facendo i fumiendo, ma levate sta coperta. C'è un medico, si ferma un tassi, scende il tassista, io so cardiochirurgo. Dice, ma tu sei il tassista? Sì, ma so pure cardiochirurgo. C'è un anestesista, esce uno dalla merceria, io sono anestesista. Operiamo a cuore aperto. E lui dice, cazzo, se mi sento male, ma mi conviene cadere in terra piuttosto che andare all'ospedale. Se vado all'ospedale ci metto 3 giorni per trovare un medico, se cade in terra, guarda qua, non arrivano per tutto parte. Tant'è che la signora dice, ma che operiamo a cuore aperto? Sono caduto perché tengo bene varicosa. C'è un angiologo, sì, sono angiologo, moglie le sfila. E comincia questa gara di solidarietà, portiamola all'ospedale, la porto io con la macchina mia, pigliano, pum, una capata, signora. No, la porto io, pum, una capata che l'ha da parte. No, io, pum, sembra Maria De Filippi in balia dei ballerini. Pum, 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 pum. Finché arriva uno che piglia, ma che sta facendo? Lei la sto facendo rinvenire, senza che la sto facendo venire dopo anni che non succedeva più. Ma la faccia finita, maiale, la signora Sangazza, ma che la faccia finita? Ma fatelo fare, povera ragazza, è l'unica che sta facendo una cosa seria, voi è 3 ore che rompete i coglioni, ma fatela fare, ma fatela finita voi, cazzo. E si crea, e si crea questa solidarietà estrema, no? Questo eccesso di solidarietà. Poi succede che nel Bangladesh muoiono 28.000 persone. La gente si guarda e dice, Bangladesh? E qual è un Bangladesh? È quello che lava più bianco, no? No, chi le dash, Bangladesh, deficiente.
Sei ignorante, guarda. Facciamo i concerti per i bambini del Biafra, nessuno sa, paro cazzo, sta Biafra, è una cosa impressionante, è un'icona di fame nell'universo del nulla, proprio il Biafra, nessuno sa, paro sta Biafra. Ed ecco qua allora che questa nostra incapacità di scandalizzarci, ecco qua che nella casella numero 14 vediamo esattamente che misura ha, perché la casella 14 è la casella della fame. Noi non siamo capaci di scandalizzarci del fatto che 33.000 bambini tutti i giorni muoiono di fame nel terzo mondo. 33.000, come dice Cazzarola, 33.000, sono 11 torri gemelle tutti i giorni. La fame in un anno fa 15 milioni di morti, in tre anni fa più morti che la seconda guerra mondiale in cinque anni. 33.000, che uno dice, ma quanto sono 33.000? Ma sono una cifra esagitata, tutti i bambini d'Ancona. Come se un giorno morissero tutti i bambini da Patuvenza, che bordello che succede, che arrivano capi di Stato da tutte le parti, bandiera a mezz'asta per secoli, ma di più per sempre, per se la tagliano proprio l'asta la bandiera, non la fanno più salire. Poeti che fanno poesie su questa cosa per tutto il secolo, giornalisti che scrivono sulla mente sto titolo per 100 anni, 33.000 bambini. Che uno dice, ma quanto so 33.000? È difficile da visualizzare 33.000 bambini. Questo è l'elenco telefonico di Terni. Ci sono 35.000 numeri di telefono tutti i giorni. Come si arriva a mezzanotte? Tutti i giorni, tutti i giorni. E noi non siamo capaci di scandalizzarci di questa cosa, anzi, ci irrigidiamo anche un po', la cosa ci infastidisce anche un po', tant'è che poi in Europa, per essere belli, spendiamo più di quanto in Africa non si spenda per mangiare, noi per essere belli, con dei risultati del cazzo, ma onestamente, in tutta onestà, no, che uno fa schifo, spendiamo delle cifre blu, tu vedi uomini seri che spendono 11.000 euro per farsi il trapianto dei capelli, vengono fuori tutti a quadretti come Ciccio Bella, una cosa che custo pettine che recuperano peli da tutte le parti, da dentro le orecchie, portano tutto su da sotto le ascelle, mettono tutto, fanno una specie di chebana, sembra ma Lucia Mondella, questa cosa New Yorkshire assittata qua, che arriva un soffio di vento, da una parte rimangono calvi, da quell'altra gli viene una basetta di 1,45 m che sventola, è uno schifo che non si può guardare. Uomini in giacca e cravatta che con la scusa della prostata si fanno tirare come fionde, se gli partono le orecchie ammazzano il chirurgo che gli sta di fronte, escono da là dentro, l'unica cosa originale è la prostata, il resto è tutta plastica. Con 99 euro comprano in televisione la mutanda di neoprene che si mette sotto al vestito gessato per sudare, nu schifo, gli vengono le anguille là dentro, gliela deve levare il gommista quella roba di dosso, una cosa schifosissima. 8.000 euro per fare la liposuzione, che arriva in autospurgo, riempiono delle damigiane di sugna, ci friggono pesce, si mangiano pesce e tutto torna esattamente come era prima. 149 euro per comprare gli elettrodi che te li metti con la cintura, con le pile, che vai tutto il giorno in giro, che pare che ti è venuta un attacco epilessia, manca Celentano va in giro così, che uno dice, ma che cazzarola stai facendo, sto dimagrendo, che po', in televisione fanno avere sempre un culo con gli elettrodi, che non dimagrisci, al massimo ti assumono come schiaccianoci, ma non serve un cazzo. Le macchine per fare la ginnastica passiva, che metti la spina, fanno tutte da solo, tu stai là con mano strunza, fa macchina, dimagrisci e tu rimane il solito cotechino di un tempo, una cosa. Un popolo di esaltati, ma le donne, che io non voglio criminalizzare, intendiamoci, nel senso, a me fa piacere che le donne siano belle, è logico, no? Anzi, le ringrazio pubblicamente, no? Nessuno, perché lo so che le donne soffrono per essere belle, per cui soffrono tutta attaccata, senza l'apostrofo, non facete votare, cioè, e si sottopongono a delle depilazioni da santa inquisizione, della roba brutta,
con l'olio bollente, e tu vedi queste depilazioni che non vengono mai bene, per cui tu vedi questi stormi di femmine a giugno che vanno verso il mare, camutanda che i baff che escono, una tristezza. E loro capinzetta, si riuniscono in gruppi e cantano canzoni popolari. Oi la la Susanna, oi la la Susanna, quando pili in da mutanna. È una cosa tristissima. Che una volta a giugno c'era la festa della mietitura, adesso c'è la festa della pelamma, che è una cosa terribile. E tu vedi questi inguini massacrati con dei foruncoli grossi come pomodori pachino messi qua. Ma fa venire in mente una ricetta genovese, linguine al pesto, che è una cosa terribile, una cosa terrifica. E allora niente, che fiammo ossidrica, la puzzi pollo bruciata, una cosa, col rasoio del marito, gnecchi, dopo 3 giorni escono sti pila ingazzate, stanno così, ci vuole picciare i cerini in coppia e coscia. Ma tu vedi donne anziane che vanno a fare la chirurgia plastica, che un chirurgo quando le vedi dice, ma no! E mo che faccio? Ma voglio accidere! La signora si presenta con la foto di Cameron Diaz, voglio diventare così! E il chirurgo dice, che cazzo vuole da me? Devo andare a Lourdes, no qua, signora mia, è nata cosa! No! Me la deve tatuare in faccia, che il povero chirurgo è costretto a spendere 300 euro di pennarelli solamente per fare i progetti, che è una cosa, serve 7-8 geometri, fila a piombo, una complicazione, che poi la deve far uscire dalla porta posteriore della clinica, almeno sputtanare l'azienda, dice signore faccio piacere, esca da dietro, non so faccia vedere, torni fra 3 mesi che intanto faccio il preventivo, mi faccia sto piacere. Le ragazzine che vanno a fare i provini per fare le veline, le letterine, io mi dico, beh, quelle sono ragazzine che devono fare. Le mamme che aspettano fuori, quella è inquietante, che litigano tra di loro. La mia è più bella della tua, capito? E tiene anche molta più classe, troia, che uno dice, mamma Rocarmana, mia bella. Mamma Rocarmana, un popolo di esaltati, un popolo di pazzi. D'altra parte, con gli esempi che teniamo, noi teniamo proprio il comandante supremo, diciamo, che il primissimo cittadino che si è fatto legare le orecchie dietro la testa, gli è venuta sta faccia che sembra un culo con la dentiera che sta così, è una cosa impressionante, che è pericoloso perché tira la pelle si accorcia, Silvia tira una pelle cortissima, se chiude gli occhi scorreggia, è un problema serio, se gli diventa duro gli si abbassano le orecchie, se gli diventa duro ripetutamente chi lo vola, è un problema serio, perché una volta era più discreto, si metteva i tacchi a spilla e il tagliere e andava, mo esagera, prendi i peli del culo, se li metti in testa. Teniamo un paese a puttane, che è una cosa, l'economia a rotoli, stiamo in guerra, quello si rifà le labbra, va in giro come Jessica Rizzo, esagera. Ma in questo bailam di consumismo noi non siamo i primi, ci sono alcuni popoli che consumano più di noi, e quali sono? Tiriamo il dado, vediamo, 15, la casella numero 15 sono i giapponesi e gli americani. Consumano 4 volte mediamente pro capite più degli italiani. Evidentemente il benessere non fa bene, perché sia i giapponesi che gli americani, onestamente, fanno schifo, dai. Sono brutti, i giapponesi, tutto quanto che coscio storto, dai, sono brutti, campioni del mondo di culo basso, dai, tutti col culo all'altezza del battiscopa, dai, no, sono brutti. Se gli metti un pennello nel culo fanno le strisce per terra come all'ananas, se gli viene il singhiozzo fanno le strisce tratteggiate, sono brutte, figure mitologiche, mezzi uomini e mezze macchine fotografiche, sono brutte, ma pure gli americani sono brutti, dai, un popolo di obesi, tu vedi femmine da 800 kg che fanno schifo, senza vergogna, si vestono come la Barbie, guarda, con le calze a rete, è una cosa che non si possono guardare.
che da ogni maglia della rete esce un panzarotto di lato. Fa così, compressa, una cosa. Paio di pantaloncini hot pant verde pisello. Che non ci avranno spuntato Spinnaker di luna rossa per fare quella cosa. Una camicia legata sotto a sti zizzottuno che sono scendono. Che Botero nei suoi peggiori incubi non si poteva immaginare niente di peggio. Che non certamente arriva il figlio di questo, un bambino di 4 anni che pesa 98 kg. Un cucciolo di foca monaca, una cosa. Negli strati di Lard può vivere al Polo Nord, abita in Florida, chissà. Li vedi scendere da questi aerei quando arrivano in Italia come lottatori di sumo. E tu vedi l'aeroplano dietro. Già faceva più manca l'aeroplano. E si mangiano sti panini con l'hamburger. E diventano delle palle di Lard. E sa quanto hamburger si mangiano all'americana? 121 kg pro capite all'anno di hamburger, consumano 600 litri pro capite di acqua al giorno, 800 kg di monnezza all'anno, 20 tonnellate di anidride carbonica l'anno produce un americano contro i 200 kg di un ruandese, che l'americano sta incazzato con il ruandese, dice: ma tu mi inquini tutto il pianeta, ma smetti di respirare, oh merda. Che il ruandese dice: ci hai provato, ma ora non posso fare, non si può fare, non si può proprio fare. Che, ma dal punto di vista energetico, tra l'altro, l'americano, per consumare quello che consuma un americano, dal punto di vista energetico, servono la bellezza di 1100 ruandesi. 1100. Quando ero piccolo, mi ricordo, mi dicevano: non ti preoccupare, tra 15 anni l'Africa avrà raggiunto i nostri livelli di sviluppo. Mo teng 50 anni. Ancora mi dicono: non ti preoccupare, fra 15 anni l'Africa avrà raggiunto i nostri livelli di sviluppo. E questa è la misura proprio della nostra ipocrisia, perché questa è un'equazione, l'equazione di Erich e Holdren, dove si vede che I è uguale a P per C per T. È un'equazione chiara? No, forse no, forse non è chiara. Allora, è facile da spiegare, lo capite, e lo può capire chiunque. I è impatto ambientale, P popolazione, C consumo medio, T tecnologia. Facciamo un esempio, noi teniamo un secchio grosso di brodo di pollo, teniamo sto secchio grosso, ognuno di noi ha un cucchiaio, io faccio 1100 cucchiaiate e voi fate una cucchiaiata per uno, il secchio si mantiene. Se tutti quanti facciamo 1100 cucchiaiate, il secchio se ne scende immediatamente. Se in più aumentiamo la tecnologia, ovvero pigliamo un cucchiaio tante, o secchio dura pochissimo, no? Allora qual è il mio interesse? È che voi continuate ad avere il cucchiaio piccolo e continuate a fare una cucchiaiata mentre io ne faccio 1100. Anzi, proprio il mio interesse è che io il cucchiaio vo buco. Ah, così quando bagnato brodo ho fatto culo, questo è proprio il mio interesse specifico. Tant'è che se tutti quanti consumassero, tutto il mondo consumasse quello che consuma mediamente un americano, il nostro pianeta, I impatto ambientale, durerebbe una settimana solamente. E quindi bisogna adeguarsi a questo, il terzo mondo si deve adeguare a questo attraverso quelle che sono le leggi e le regole del mercato. Tant'è che se noi tiriamo il dado capitiamo proprio nella casella numero 16, che è proprio la casella del mercato, e dobbiamo diventare proprio discepoli del mercato, non possiamo farne a meno, il mercato deve diventare necessariamente il nostro nuovo Dio. Quindi tutti insieme preghiamo il nuovo Dio mercato. In piedi. Va niente. Grazie, oh Dio mercato, perché all'inizio era il verbo essere, ma tu ci hai insegnato il verbo avere, il verbo leccare, vendere le chiappe e calare le mutande. Grazie per averci insegnato beati poveri, perché di loro è il regno dei cieli, ma dei ricchi sono le macchine, le barche, le tenute, i soldi, la figa e tutto il resto. Grazie per gli OGM, prendete e mangiatene tutti, questo è il conto. E grazie per le testimonianze, quel telo bianco conservato nella Basilica di Porto Cervo con l'impronta delle mani, in ricordo dei martiri banchieri, la Sacra Sindona, grazie. E grazie anche per le piscine sante delle Cayman, dove tu infili soldi sporchi e escono puliti, grazie.
e grazie per i profeti. Reagan, il capostipite, che salì sul monte e ne discese con le tavole da surf. E là capirono che l'Alzheimer era bella avanzata. E grazie anche per i profeti minori, Silvietto, che fu fatto santo col nome di Sanguisuga. E grazie per averci insegnato che la falsa testimonianza è diventata obbligatoria e per averci detto non ammazzare e per averci dato il numero di telefono dei sicari. E grazie per le parabole, perle della tua saggezza, di quando Tremaglia all'ultima cena baciò Berlusconi e Berlusconi disse: oh, Tremaglia mi ha baciato, che vorrà dire? Ma fosse Ricchione. E di quando quella notte lo svegliasti e dicesti: Silvio, svegliati, sono Dio. E lui rispose: ma che combinazione, pur io. E grazie per Emilio Fede, ti prego Signore, chiamalo a te, tale che Berlusconi possa dire: è stato assunto in cielo, un'altra assunzione, nuovi posti di lavoro, le promesse sono state mantenute. E grazie per averci insegnato: ama il prossimo, non quello che vedi, il prossimo, chi l'ha presa, ma anche chi l'ha presa ancora. E grazie per i miracoli, ho sempre pensato che il ciuffo di Frattini non si potesse tenere solo col lardo di Colonnata, ma fosse un segno della tua potenza. E grazie per Bossi, che ci ha insegnato che è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago, piuttosto che un povero abbia il permesso di soggiorno. Amen. Porta male è la casella della guerra, cazzarola. Ma vabbè, per risolvere la fame nel mondo servirebbero 500 miliardi di dollari, una cifra blu, un milione di miliardi delle vecchie lire, una cosa allucinante, una cosa allucinante. Però si risolverebbero tutti i problemi della fame nel mondo: infrastrutture, irrigazione, tutto, per sempre, proprio per sempre. Ma 500 miliardi di dollari chi ce li dà? Che ne abbiamo dovuti spendere mo 600 miliardi di dollari per fare la guerra in Iraq, non è che cescano proprio i soldi per ricchi, è difficile, è difficile. Abbiamo delle spese, abbiamo delle spese. Pensa che con quello che costano 4 bombardieri stealth B2, gli aerei invisibili, si potrebbero vaccinare tutti i bambini del mondo per tutte le malattie vaccinabili, tutti quanti, con 4 bombardieri invisibili, che poi vanno persi onestamente, perché il pilota li parcheggia e dice: dove cazzo ho messo il bombardiere? Non lo trova, non lo trova, vede solamente il chiave, va messo in moto, capito? Rimane, ci rimane male, povero pilota. E d'altra parte abbiamo sempre preferito bombardarlo il mondo piuttosto che comprarcelo, ma questo perché l'economia di guerra è sempre stata più florida rispetto all'economia di pace. Comunque, per questo motivo in Africa ci sono ancora 17 guerre. Che poi mi chiedo, allora, c'è il trattato di Ottawa, in Africa le armi non ci possono entrare, in Africa non c'è sta manca una fabbrica di armi, sti cazzo di negri dove le pigliano le armi? Guarda che sono bastardi, stronzo. Fatto è che l'Africa continua ad essere un inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura e davanti a me una porta con sopra scritta: per me si pare la città fetente. E davanti alla porta tre fiere, la russa, Alemanno e Mattioli. E io chiesi: chi siete? E loro mi dissero: qui, qua, qua. Zio Paperina l'hanno mandato all'estero. Ed entrammo, ed eccoci nel limbo dove c'erano tutti quelli con l'elettroencefalogramma piatto. Timperio, Timperi. Ha la personalità di una salamandra pezzata. Cocozza! Col senso dell'umorismo di una macchina da cucire. E dissi al diavolo: non vedo rutelli. Ed egli: a me lo teniamo nascosto, perché se no ci abbassa la media. Ed entrammo, ed eccoci nel girone dei lussuriosi. Laggiù in un angolo c'era Letizia Moratti con tutti i ragazzi del liceo scientifico Giuseppe Mercalli, che la trombavano 24 ore su 24. E chiesi al diavolo: ma perché questo orrendo supplizio per la Moratti? E il diavolo disse: no, il supplizio è per i ragazzi del liceo scientifico Giuseppe Mercalli, veramente. E proseguendo arrivammo nel girone degli accidiosi. Era questo il cerchio degli inutili, tutta gente seppellita col culo di fuori. E il diavolo mi diceva: vedi, questo è il culo di Malgioglio, questo è il culo di Marzullo, quello è il culo di Flavia Vento.
E io dissi: perché l'avete seppelliti così? E gli hanno detto: sono inutili, l'abbiamo messi così, almeno parcheggiamo le biciclette. E laggiù, poco distante, un altro campo di culi, erano coloro che non avevano mai fatto un cazzo nella vita. Giada De Blanc, Costantino, Katia e Ascanio, costretti a fare del culo trombetta per alimentare con i loro gas i fuochi infernali. E vicino a me il culo di Emanuele Filiberto in disparte. E io dissi: perché è qui da solo? Il diavolo mi disse: non sa neanche scorreggiare, produce pochissimo, lo usiamo per ricaricare gli accendini al massimo. Ed arrivammo così nel girone dei masochisti, dove c'erano quattro anime in fila che con un'incudine e un martello si scamazzavano le intimità fino a farle diventare pizze margherite. E io chiesi: chi siete, anime brave? E loro mi dissero: siamo il corteo unitario della sinistra. E io dissi: ma siete quattro? Sì, ma ci sono altri 28.000 cortei unitari della sinistra, ognuno con la sua incudine e il suo martelletto. Ed ecco che in questo vidi passare una bandiera, non la portava nessuno, e dissi: ma quello è l'uomo invisibile. Sì, mi dissero loro, vedi, dietro c'è anche sua moglie Barbara Palombelli. E proseguendo incontrai Andreotti e gli chiesi: tu sei qua per il fatto a Pecorelli? E lui mi disse: no, mi so proprio il titolare qua sotto, bella, questa è proprio roba mia. E laggiù in un angolo Bush e Blair con due cannoni infilati nel culo che sparavano una botta ogni 4 secondi. E ogni botta loro dicevano: questo sì, questo no, questo sì, questo no. E io chiesi: di che supplizio si tratta? E il diavolo mi disse: devono indovinare se sono proiettili intelligenti. Se indovinano smettiamo, fino a mo non hanno mai indovinato. Mica è colpa mia. Sì, ma che hanno fatto? Chiesi io. E il diavolo mi disse: boh, è preventiva la cosa. Era questo il girone dei guerrafondai. E infatti c'era Guglielmo Tell che con l'arco e la freccia c'entrava una mela che era tenuta da Bin Laden, ma Bin Laden non la teneva in testa, la teneva tra le chiappe. E a fianco a lui c'era Berlusconi con la sua melina tra le chiappette, tant'è che Guglielmo Tell lascia l'arco in braccio al bazooka e dice: con questo riesco a mirare meglio. E laggiù vedo un'anima che vaga e chiedo: chi è mai? E mi dicono: è Sgarbi. E io dico: perché non l'avete mandato in un girone? E mi dicono: lo volevamo mandare tra gli erosi. E io chiedo: invece dove l'avete mandato? E mi dicono: a fanculo. E infatti laggiù vedo il girone lontano, il girone degli erosi, pieno di automobilisti lampeggiatori costretti su un'autostrada a 10 corsie, tutte e 10 occupate da 10 Prince che viaggiavano a 30 km all'ora. E loro con i fari da dietro, fifì, 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 in omnia secula seculorum. Ed eccoci nel girone dei bugiardi, era pieno di gente, giornalisti, mariti, padri, e ognuno che diceva una puttanata veniva sparato con un cannone contro un muro. È il momento di un pubblicitario che dice: con gli assorbenti coleali, volo, popopom! Ed ecco che arriva Follini che dice: bottiglione, non è fesso, popopom! E io mi guardo in giro e dico: non vedo il campione del mondo, dico. Silvietto non c'è? E mi dicono: è dietro quella porta in isolamento. Io apro la porta e c'era Berlusconi e c'era anche Taormina che continuava a dire: conosco il terzo segreto di Fatima, Rossi Bindi è un travestito. E intanto Berlusconi che si era strappato il bavaglio, Silvio che continuava a dire: basta tasse, vi do io a voi il 30%. E ve lo giuro, più capelli per tutti, ve lo giuro sulla testa di Fini. Ed eccoci nella palude Stigia, dove c'erano Castelli, Maroni e Speroni vestiti di verde come alberi di Natale, immersi nella merda fino al collo, con 3 navi di extracomunitari che cagavano affinché il livello della palude non si abbassasse mai, e loro col fazzolettino verde che era diventato marrone che cantavano: oh violenza, non tiepidi e molle. E io li guardo e dico: non vedo Berlusconi, non c'è. E loro mi dicono: c'è, solo che è molto più basso di noi. E infatti laggiù in un angolo vedo un boccaglio da sub e sento glu 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 glu, cazzarola, devo mettermi le pinne con i tacchi, glu 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 glu.
glu 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 glu, ma perché in questo inferno si inchiappettano sempre a me, glu 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 glu, e io dico la legge del contrappasso, ti devono inchiappettare 60 milioni di volte, una per ogni italiano che ti sei inchiappettato tu. E uscendo da lì incontrai Lucifero e gli dissi: non ho visto comici qui sotto, come mai? E lui mi disse: non conosci l'undicesimo comandamento, diverti il prossimo tuo, Dio i comici li vuole vicino a sé in paradiso. E io lo guardo e dico: scusa, ma allora io che ci faccio qua sotto? E lui mi risponde laconico: ho detto comici e mai più scimmo, arrivederle le stelle. Passiamo direttamente nella casella numero 19, che è la casella dell'adolescenza. Allora vediamo i nostri due bambini che sono nati nella casella numero 1, che hanno raggiunto l'età di 14 anni, e vediamo che combinano. Nome? Gianfilippo. Langa langa. Un brutto sogno. L'uomo nero mi rapisce, urlo e mi sveglio. L'uomo nero mi rapisce, urlo. Cazzo, non dormivo. Vai a scuola? Sì, sì. No, ma pure io. Prima di fare il militare, pure io. Il tuo maestro? Ne abbiamo 3, più 1 di sostegno. È morto per mancanza di sostegno. Ultimo regalo? Il Nokia. L'ernia. Mandi messaggini? Sì, SMS, pure io. SOS, ma non mi caga nessuno. Parliamo di cibo. Va bene. Non so preparata. Gioco preferito con la PlayStation? Quelli di guerra. Tu si scema in gaba. Spider-Man o Catwoman? Spider-Man. Passa parola. DVD o MP3? MP3. Passa parola, cazzo, non lo sa ci manco. Cosa guardi in TV? Il Grande Fratello. Niente, non tenga la televisione. È il tuo programma preferito? Meglio di niente. Meglio del Grande Fratello. Parliamo di moda. Se dico catene e capelli dritti, penso a un punk. I penso che mi hanno acchiappata. Ferro all'ombelico, piercing. Non si digerisce proprio tutto tutto, diciamo. Pantaloni 3 taglie più grandi, calati e consumati. Pure io. Maglietta rotta e corta. Poria. Abbronzatura estrema. Poria. Cazzo, vado di moda. Ti hanno mai picchiato? Una volta no. Uno slogan? Forza Milan, no sparata. Che vuoi fare da grande? Mi piacerebbe diventare un grande architetto. Pensa, a me mi basterebbe diventare grande. Dado! Dado! Uno! Possiamo levare. Imprevisto, è finito lo champagne, no martini, no party. Però tu parti lo stesso perché sei profugo, per cui sei costretto a partire insieme ad altri 15 milioni di profughi che vanno in giro per l'Africa. Tant'è che la casella successiva è la casella proprio del viaggio, la casella 21, la casella del viaggio. Viaggiare in Africa è pericolosissimo, molto pericoloso, anche perché spesso si viaggia scalzi per lunghi periodi, per cui magari puoi battere il mignolino contro un sasso e ti fai male, è pericoloso, diciamo. Ma anche se viaggi con agio, diciamo, facendo i voli interni, è pericolosissimo. In Africa all'aeroporto ci sta proprio un fotografo fuori all'aeroporto che quando arrivi ti fai fotografie proprio. Poi le stampa su ceramica ovale e gliele manda direttamente a casa alla famiglia, perché tu arrivi, c'è il metal detector, passi sotto al metal detector, suoni come un jukebox, non ti caga nessuno. Tu dici: e come mai? E se tengo una bomba? Poi vedi l'aeroplano e capisci, esplode da solo proprio, non c'è bisogno di nessun intervento esterno proprio. È un DC 2,7, che l'ultima revisione l'ha fatta nel 1934, c'è sta ancora Humphrey Bogart sotto che saluta.
sopra c'è scritto Air Madagascar, che tu dici si vede a occhio nudo che è Madagascar, non c'è bisogno che ce lo scrivi sopra. I terroristi quando lo vedono sono terrorizzati, una cosa, scappano come lepre. Sotto ci stanno i rappresentanti di tutte le religioni, chiunque sale ti danno l'estrema unzione. Entri, ti siedi, arriva la signorina che dice vi do qualche informazione. Le cinture di sicurezza. Quando dico sicurezza mi pisce sotto le risate. Vabbè, non vi preoccupate, le cinture di sicurezza, pensate alle maschere a oppiaceo che escono automaticamente. Abbiamo fatto a oppiaceo, così gli ultimi minuti siete felici, diciamo. Vedete i puffi nudi, tutti i gol di Maradona e state contenti. Invece il salvagente sta sotto al sedile che tu dici, signorina, ma state pigliando per culo. Dobbiamo sorvolare tutto il deserto del Sahara, so 7000 chilometri di sabbia. Io mi metto salvagente, ma già tenendo un bello mazzo, faccio appa l'unica oasi che sta alla miezza. Metteteci una sdraia e l'ombrellone, che se facciamo un atterraggio di fortuna, almeno pigliano poche sole. Ma il momento club del terrore è quando arrivano i piloti, che tu li vedi dal finestrino, tutta la famiglia Adams che arriva, che sono tutti ex mercenari olandesi. Il primo pilota non tiene una coscia, non tiene un braccio, la benda sull'occhio e gli mancano le orecchie. Che tu dici, speriamo nel secondo. Il secondo consiste in una coscia, un braccio, un occhio e due orecchie. Da uno ne hanno fatti due per risparmiare. Dici, come sarà il terzo? Il terzo è una boate formalina con tutti gli scarti ospedalieri avanzati dai primi due. Arrivano, mettono in moto sto frullatore, adesso parte. La pista è corta, l'aereo stacca sul prato dove stanno pascolando le capre, il carrello ne recupera 3-4, adesso parte. Tant'è che quando arriva l'hostess col vassoietto, tu dici che si mangia oggi? Capra, capra, l'ho fatta io proprio 5 minuti fa là dentro. Ma c'è una cosa più pericolosa del volo interno africano, che è il volo privato africano. Perché gli aerei dei voli privati sono quelli che non possono più fare la linea perché sono alcolizzati, per cui tu stai sulla pista appoggiato al tuo Cessna e vedi arrivare il pilota, Sherpa, c'è il pilota che ti dice c'è il cadavere, come va? E si parte. Io ho imparato a volare in Africa, ho imparato a volare, ho volato molto con un pilota francese, Benoit si chiama questo pilota francese, che è il catalogo Bolaffi di tutte le malattie, proprio tiene tutto quanto, per cui stavo su Cessna e lui pilotava, io stavo vicino, ogni tanto mi diceva pilota tu, pilota tu, pilota tu, e sveniva e pilotava, 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 se no cascavamo, cascavamo, cascavamo. Una volta stavo sopra la Tanzania, mi ha detto Casciarel, 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 pensavo non sarà uno stilista, invece era francese, teneva diarrea. Dice Casciarel, Casciarel, pilota tu, pilota tu, di chi pilota? Ma tu scansate, scansate, scansate. E mi ricordo questo momento straordinario sulle praterie della Tanzania, io pilotavo e c'era Benoit col culo fuori dal finestrino, che giornali dopo in Tanzania titolavano è 4 anni che non piove. Ma proprio merda Gioro oggi, ma com'è possibile? Ma tenemmo proprio una brutta iella, una brutta iella. E là me la sono vista brutta, come diceva la vecchia signora che si faceva il bidet, ma a questo punto basta tirare il dado ed ecco che capitiamo nella casella 22, che è la casella della mela, perché se sei profugo arrivi qua vuol dire che veramente sei arrivato alla frutta. Ma abbiamo ancora una speranza, che è la casella numero 23. La casella 23 può annullare tutte le penalità che abbiamo accumulato fino adesso, perché è la casella del futuro, quindi una speranza ancora ce l'abbiamo. Mi ricordo tutto nel 2035, ma un bordello grosso, un bordello allucinante, ci fu una botta micidiale, me lo ricordo perché io stavo a tavola con mia moglie, mia moglie mi aveva preparato proprio il suo piatto, quello che gli riesce meglio, una cosa che
A mano, che nel 2035 è rarissimo che ancora si cucini a mano, ma ha fatto spunti, ma gusto lombrico, guarda una cosa, Kraft, cose buone dal mondo, quando abbiamo sentito una botta forte, una cosa che ci ha sconquassato, che è successo? Che non è successo? L'Africa non era zumbata che là da parte. Ma no, bordello, guarda, i calabresi stavano ingazzati. Dice, ma come, prima eravamo meridionali, ora siamo ancora più meridionali, guarda. A Siracusa c'era l'apartheid, i poveri siracusani costretti in catene nei campi di cannoli, una pena. Qua si era fatto il Golfo di Torino, guarda la Svizzera dove era arrivata, qua, pum, era zumbata che è stata parte, no, bordello. Che all'inizio nessuno ci aveva fatto troppo caso, eh? Poi il clima cominciò a cambiare, allora la gente si cominciò ad agitare, il Niño e la Niña diventarono enormi proprio, si chiamavano proprio Signor Mujeres oramai, erano proprio cresciuti, hanno fatto un sacco di nignetti, l'anidride carbonica una cosa allucinante nell'acqua minerale, delle palline grosse come palle da bowling, l'Adriatico aveva raggiunto una temperatura di 87 gradi. Pescherecci andavano a pescare giaca maionese, guarda una cosa. Nel Baltico pescavano i merluzzi per fare o stocca fissa, venivano già fuori sotto forma di stocca fissa. In Germania una siccità, non cresceva più manca una BMW, niente. E cominciò il buco nell'ozono a diventare abnorme, proprio gigantesco, si bucavano tutti i gas, l'ozono, l'azoto, l'idrogeno, il freon. Scorreggiavi, usciva già bucata a scorreggere, una cosa impressionante. Il caldo cominciò a aumentare e la pelle cominciò a scurirsi, ma molto, cominciò a diventare nera. A Bossi gli stava venendo un altro infarto quando vide questa cosa, stava stupideando. Poi rigirò la frittata e si autoproclamò imam della moschea di Bergamo, mi ricordo. Si mise un turbante verde, andava sul minareto, eta, non si capiva un cazzo, parlava bergamasco, non si capiva, pareva arabo, una cosa impressionante. E gli ultras della Lega spopolavano, si andavano in giro con le loro cinture di esplosivo, mi ricordo, si facevano chiamare i capi cazzo, una cosa impressionante. Si mettevano i preservativi verdi in testa, entravano nelle pizzerie Bella Napoli, pum, e si facevano esplodere. Un'impressione. Ma cominciamo a diventare veramente poverissimi, tant'è che dal nord ci mandavano tutte le schifezze. Mi ricordo ci mandarono un gas di distruzione di massa per distruggere l'Italia. Bastava che lo respiravi e diventavi di Forza Italia, una cosa terribile. Cominciarono a fare anche gli esperimenti genetici, ci mandarono i polli al silicone, facevano schifo, però tenevano due zizze tante, mi ricordo. La gente la sera diceva vado a dormire presto con le galline, ognuno pigliava su e partiva e andava a dormire, mi ricordo una cosa impressionante. Ma guarda, il latte con gli ormoni facevano, i bambini erano pelosi come Yorkshire, bambine si facevano le treccine sotto le ascelle, un'impressione che dava assuefazione il latte con gli ormoni. Mi ricordo i neonati con latte in polvere, una cosa, facevano anche gli esperimenti genetici, mi ricordo che presero il DNA di Schumacher e una cellula di Platinette, l'hanno ammischiata, hanno fatto un tir che viaggiava a 380 km all'ora, faceva schifo perché era rosa ma funzionava, una cosa incredibile. Fatto è che erano veramente diventati poverissimi e non ci volevano più far riprodurre, dice no siete già troppi, basta che la riproduzione, il sesso diventò fuori legge, si poteva fare l'amore soltanto in anestesia totale. La differenza era minima perché invece di dormire subito dopo si dormiva durante, per cui la differenza era minima. Mi ricordo mia moglie, mannaggia, che ancora teneva le fregole, che continuava ogni tanto a dire facciamo all'amore, dice guarda è vietato, non è cattiveria. Dice dai lo facciamo stanotte senza accendere la luce, zitti, che l'ultima volta mi sono ritrovata la mattina con la lingua nel comodino dopo che avevo leccato la moquette tutta la notte, che quella dormiva che era una bellezza, che
E glielo detto, dica la prossima volta picciamo una cannella, almeno per capire che cazzo stavamo combinando, perché se no non si capisce niente qua, no? L'altro giorno al cinema mi ha detto mi mordi un lobo dell'orecchio, dico è vietato, dice dai mordi, ma meno male che siamo anziani, ha già pigliato la dentiera, gnicca. E gliel'ho morso, ma insomma sono cose che non si... Fatte che dovete intervenire proprio il ministro della riproduzione proprio, Alessia Merzi è dovuta intervenire. Era l'unica che si ricordava tutto, è intervenuta e ha detto no, basta, la riproduzione si fa soltanto la clonazione, perché c'era una fotoclonatrice, mi ricordo, che bastava che mettevi un pezzetto biologico, una caccola per esempio, le palline nere da dentro le dita dei piedi, fu, e ti riclonavi. Che Alessia Merzi si riclonò tutta la Sampdoria e se la portò a casa, no? Boh, forse era tifosa, non lo so esattamente. Ma gli esperimenti ufficiali li fecero con Cristiano Malgioglio, mi ricordo. Ne clonarono 53. Sono riusciti ad abbatterne soltanto 40. Ce ne sono ancora 13 in giro. Beh, guarda che pericolosissima, una cosa impressionante. Fatto è che l'Africa chiuse proprio i confini, facevano entrare soltanto le badanti danesi, mi ricordo. Beh, basta, nessun altro. I poveri tedeschi clandestinamente andavano a pulire i vetri e i semafori durante la Parigi-Dakar, una cosa. I svizzeri, che erano diventati poverissimi con le navi carretta, erano costretti ad andare sulle spiagge dell'Africa a vendere i Swatches, mi ricordo, e le statuette intagliate nell'Emmental, mamma, facevano tanta impressione. A Bruxelles c'erano i leoni, si sono estinti, povere bestie. Hanno incontrato Frattini e sono morti dalle risate. Guarda, un'impressione. Fatte che veramente eravamo ridotti a carte 48. In Europa cominciò a circolare una voce che diceva: Ma tu vuoi vedere che gira il problema del sud del mondo, gira che ti rigira, e il nord del mondo. A questo punto potremmo essere arrivati. Uno dice: ah, bene, siamo arrivati. Ci sarà qualche bambino che ha vinto, ci sarà qualche bambino che ha perso. Ma voi direte: mo che noi torniamo a casa, che dobbiamo spiegare il gioco ai nostri bambini, se non teniamo il regolamento, come cazzo lo facciamo? Lo teniamo, sta qua, l'abbiamo scritto nel 1989, la Carta dei diritti dell'infanzia è stata firmata da 190 paesi, sono 192 in tutta la linea, mancano soltanto due, gli Stati Uniti e la Somalia, per il resto l'hanno firmato tutto quanto. L'Italia l'ha firmata nel 1991, per cui basta leggere e troviamo il regolamento. Premesso che le Nazioni Unite hanno proclamato che il bambino, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, debba crescere in un clima di felicità, di amore e di comprensione, gli Stati parte alla presente convenzione hanno convenuto quanto segue. Essi si impegnano ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere, alla sua sicurezza e alla sua protezione, e adottano ogni misura per tutelare il bambino contro ogni forma di violenza, di oltraggio, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento. Ogni bambino, privato del suo ambiente familiare, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parte riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di adeguati servizi medici. Essi pertanto adottano ogni provvedimento per diminuire la mortalità tra i lattanti e i bambini già svezzati, per garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali, per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, soprattutto quelle primarie, e per lottare contro la malattia e la malnutrizione, in particolare mediante la fornitura di cibo e di acqua potabile. Gli Stati parte riconoscono il diritto del bambino all'educazione e pertanto rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti, e fanno in modo che esso sia aperto ed accessibile ad ogni bambino.
Gli stati parte riconoscono al bambino il diritto al riposo e al tempo libero, il diritto di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età e il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli stati parte riconoscono il diritto del bambino di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi per la sua salute o possa nuocere al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Gli stati parte proteggono il bambino contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. In caso di conflitto armato, gli stati parte si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale che si estendono anche ai bambini. In particolare, gli stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di 15 anni non partecipino alle ostilità e perché i bambini coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di particolari cure e di particolare protezione. Questa convenzione è stata ufficialmente adottata il 20 novembre del 1989. Da quel giorno tutti i paesi che l'hanno ratificata sono legalmente obbligati a rispettare i diritti in essa enunciati ed a garantirli ad ogni bambino, senza discriminazione alcuna di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altro.